Molti fiumi della bassa pianura friulana sono fiumi di risorgiva. Scorrono attraverso un esteso territorio agricolo, nel quale disegnano vivaci percorsi a serpentina con meandri, svolte e corti rettilinei incassati tra le sponde basse. È un ambiente ricco d'acqua, al quale in diversi tratti una fitta sequenza di salici e ontani offre, soprattutto in estate, la piacevole sensazione del luogo fresco, immerso nell'ombra appena macchiata da tracce di sole. Fiumi di risorgiva, si è detto, che nascono dalla falda acquifera presente nel sottosuolo e che incontrano, nel loro lungo navigare sotterraneo verso il mare, banchi di terreno sempre più argillosi, sempre più impermeabili e superficiali. Ciò li costringe a riaffiorare in modi diversi, dapprima nei fossati e nelle depressioni naturali del suolo, per dare vita poi, più a valle, a vene d'acqua, a limpide sorgenti destinate a farsi strada in superficie, e alle caratteristiche olle, come vengono chiamate le cavità a forma di imbuto, che si possono trovare all'interno delle torbiere. Acque di risultiva, un nome nato spontaneamente nel linguaggio popolare, così come altrettanto in maniera spontanea si presentano le stesse risorgive, ricche e trasparenti, prive di detriti, libere da impurità, straordinarie nel modo di apparire alla luce. Nell'ampia zona pianeggiante della bassa friulana, protesa verso la laguna di Grado e Marano, sono il Corno, l'Aussa, il Varmo ed altri fiumi o rogge come lo Stalla o il Torsa a segnare il paesaggio con le loro evoluzioni nei terreni occupati da coltivazioni annuali e pioppeti. Ma è subito evidente che l'impronta più significativa è data dal fiume Stella, che, sceso dai territori del Codroipese sulla sinistra del grande solco creato dal tagliamento, giunge in pianura e la attraversa. Di qui prosegue verso la laguna, nella quale si immerge senza danneggiarla. Attorno a questi fiumi i grandi capitoli della storia degli uomini, dai Romani ai Barbari, dai Pellegrini ai Crociati, dalla Repubblica Serenissima di Venezia all'Impero Austriaco, dall'esercito di Napoleone al Novecento. Traffici, commerci, guerre e rivolgimenti politici che hanno profondamente segnato le vicende di questa grande zona di pianura, perché qui ci sono sempre state l'acqua, le strade, i campi coltivati e le comunità. E di tutto questo, sul perimetro delle allora quasi impenetrabili risorgive, sono state mute testimoni le importanti residenze patrizie e le tante case coloniche diffuse sull'intero territorio, circondate da ombrosi giardini, con l'immancabile e discreta presenza di canali e ruscelli. Negli ultimi 100 anni, però, molto è cambiato. Una serie di pesanti concause, come i cambiamenti di carattere economico e sociale, con la crescente richiesta di terra coltivabile, i piani di bonifica e la cultura del pioppo, e ancora l'abbassamento della falda freatica e la costruzione di peschiere, hanno praticamente distrutto l'ambiente delle risorgive, riducendo di oltre il 90% un patrimonio naturalistico prezioso e unico, soprattutto dal punto di vista della flora e della fauna. Danni gravi, ai quali si tenta di rimediare, almeno in parte, attraverso i programmi di tutela ambientale promossi dall'Unione Europea e attuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Direzione dei Parchi e il Servizio della Conservazione della Natura. Le risorgive dello Stella sono state infatti proposte come un sito di importanza comunitaria, ai sensi di una direttiva dell'Unione Europea che obbliga gli Stati membri a proteggere ambienti e specie animali e vegetali di interesse comunitario. Tale valutazione, sancita dalla direttiva Habitat della CEE, ha consentito di proporre nel 1997 alla stessa Comunità Europea uno specifico progetto di salvaguardia delle torbiere e delle praterie umide presenti nelle risorgive dello Stella e delle specie di piante rare legate a questi ambienti. Il progetto è stato approvato l'anno successivo e attuato, come vedremo più avanti, grazie ai finanziamenti del programma Life Natura nei due biotopi naturali regionali delle risorgive di Virco e risorgive di Flambro,
parte in comune di Bertiolo e parte in quello di Talmassons, su una superficie complessiva di 65 ettari, grazie anche all'appoggio delle due amministrazioni comunali. In questi luoghi si sono infatti conservate le caratteristiche tipiche dei terreni di risorgiva, salvo alcune trasformazioni agricole che sono state eliminate, come vedremo, con puntuali interventi di ripristino e di ricostruzione ambientale. Per comprendere meglio l'unicità e l'importanza scientifica di questi ambienti, dove le torbiere si alternano alle paludi e alle praterie umide, è importante cominciare proprio dalla flora, varia e differenziata. Nel corso delle stagioni, infatti, una grandissima varietà di fiori, alcuni di specie anche molto rare, si avvicendano nei prati e nelle torbiere. Tra queste, rivestono un'importanza particolare soprattutto le piante spontanee, definite endemiche, in quanto presenti soltanto in un certo territorio del quale sono tipiche, in questo caso delle torbiere basse alcaline nelle risorgive della bassa pianura friulana. Ci sono 5 specie endemiche e 3 di queste sono di interesse comunitario. L'Erucastrum palustre, simbolo del biotopo naturale regionale di Virco, fiorisce a maggio nei punti più umidi delle torbiere, tinteggiando di un vivace colore giallo l'ambiente circostante, è la pianta maggiormente minacciata d'estinzione. L'Armeria elodes, simbolo del biotopo naturale regionale di Flambro, è anch'essa in pericolo di estinzione, ma in misura minore. Fiorisce da aprile a giugno con capolini rosei che risaltano nel verde delle torbiere. L'Eufrasia marchesetti è ancora relativamente diffusa durante tutta l'estate nei prati umidi più aperti, con i suoi piccoli fiori bianchi. Le altre due piante endemiche sono il Senecio fontanicola, una pianta alta fino a un metro con infiorescenze ramificate composte da numerosi capolini gialli di circa 15 mm di diametro, e la Centaurea foroiuliensis, che fiorisce da luglio a ottobre e che assieme ad altre 16 è inserita come specie in pericolo nella lista rossa delle piante d'Italia. Ma altri fiori, altri colori, altre piante di grande interesse si alternano nell'ambiente delle risorgive nel corso dell'anno solare. Le fioriture della Primula farinosa, considerata un relitto glaciale diffusa soprattutto in montagna, sono per le risorgive dello Stella un fatto eccezionale, unico in Italia, di grande interesse scientifico. Si possono incontrare in primavera, nel periodo dell'anno dal clima mite e soleggiato. I mesi primaverili favoriscono anche la presenza di altri fiori, come le genziane, tipiche delle zone montane ma frequenti anche negli ambienti delle risorgive, grazie proprio alla freschezza garantita dalle acque sotterranee, e le orchidee, sparse a largo raggio nei prati e nelle torbiere. Particolarmente numerose quest'ultime, delle quali si contano almeno 18 specie. Anche la primavera inoltrata è un continuo e entusiasmante incontro con colorate fioriture che inducono ad osservare con rinnovata curiosità questi ambienti naturali, forse finora poco conosciuti e valutati nella loro effettiva importanza. Una testimonianza diretta di quanto interesse riveste l'ambiente delle risorgive a livello scientifico e di conseguenza anche la sua conservazione ci viene dalla presenza di questi ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste, che censiscono le specie di piante nell'ambito di una specifica attività di ricerca sulla flora spontanea. Nel percorrere un lungo itinerario in zone precedentemente indicate, viene registrata su apposite schede la presenza anche di singoli esemplari di determinate specie botaniche. I ricercatori verificano così il quadro complessivo della diffusione delle piante nell'area considerata e, parallelamente, gli effetti che i lavori di conservazione effettuati negli ambienti umidi hanno avuto nei confronti delle specie rare. Se le risorgive sono sinonimo di acqua, in molti casi proprio l'acqua era andata persa e con essa gli ambienti umidi. Se si voleva salvare gli ambienti delle risorgive, quest'acqua bisognava ritrovarla.
Ritrovare l'acqua significava scavare, significava anche riportare alla luce gli strati delle vecchie torbiere che nel Novecento, soprattutto nel secondo dopoguerra, l'incalzante richiesta di aree agricole aveva quasi ovunque dissodato o ricoperto di terra, poi coltivata a cereali, a monoculture, a mais. Il progetto Life Natura, al quale si è già accennato, ha avuto anche questo obiettivo ed ha richiesto diversi anni di lavoro e un impegno finanziario di oltre 1 milione di euro. La prima fase del progetto è stata perciò mirata a rimodellare il suolo, riportandolo alle condizioni originarie con l'asporto di migliaia di metri cubi di terra da parte di ditte specializzate. Sotto il terreno agricolo sono così riaffiorati, oltre alla sabbia, l'antica torba e i ciottoli di fiume. E qualche settimana più avanti, in questo scavo, è riapparsa in superficie anche l'acqua. Per migliorare la condizione idrica del suolo, sono state fatte sparire le vecchie scoline, i canali di drenaggio e i fossi lungo alcuni campi, e gli stessi terreni agricoli sono stati riportati a prato con lo spargimento di semi raccolti da altri prati trebbiati più a monte. Gli interventi che abbiamo visto nelle immagini si riferiscono ai territori di Mulino Braida, Flambro, e in altre aree di Virco, ed hanno interessato una superficie di oltre 20 ettari. In zona di torbiera e prati umidi, invece, l'intervento si è concentrato soprattutto sulla pulitura e il decespugliamento, con il taglio anche di alberi e arbusti di una certa entità. I tagli dell'erba alta hanno consentito di dare spazio e respiro alla torbiera e alle sue specie tipiche, rare ed endemiche, eliminando la scomoda presenza di una vegetazione purtroppo lasciata da anni in completo abbandono. In proposito, va sottolineato che, soprattutto nelle torbiere, molto del lavoro è stato fatto a mano per la costante presenza di acqua che ha impedito l'impiego di macchine. La fase attiva di intenso lavoro, come abbiamo visto, ha sviluppato due tipologie di intervento: conservazione dell'ambiente da un lato e ricostruzione ambientale dall'altro, come nel caso della zona di Mulino Braida, dove sono state realizzate anche strutture a servizio del mondo della scuola, dei naturalisti e degli escursionisti. Così, accanto all'area ripristinata, è stato collocato un sentiero su palafitte per le visite a questo ambiente, che gradualmente è stato riportato alla sua originaria identità, terra di risorgiva con fauna, piante e fiori tipici di questi luoghi. L'attraente e ordinato aspetto dell'area dopo l'intervento di ripristino è la testimonianza di un lavoro ben articolato e completo. L'acqua è stata ritrovata, l'ambiente ha ripreso a vivere. Tanto che quasi subito i primi uccelli acquatici, come queste garzette, hanno iniziato a frequentare regolarmente il sito, avendovi trovato le condizioni ideali alle loro esigenze. Nel corso della primavera, lo specchio d'acqua sorgiva ha richiamato molti altri animali. Tra questi si sono potuti osservare diversi esemplari di pavoncelle, i minuti piro-piro boscherecci, visibilmente a proprio agio nella ricerca di cibo sulla riva, le gallinelle d'acqua, più spesso rintanate nella zona dei canneti, vivacemente animate all'esterno da voli di libellule e dal gracidio delle rane. Più in alto, alcuni rapaci, come questo gheppio, librato nell'aria nella posizione chiamata dello Spirito Santo, e un maschio di Albanella minore, ben riconoscibile dal piumaggio chiaro, controllano la zona, alla ricerca di possibili prede. Questa rinnovata vitalità faunistica si è rivelata molto importante per l'accurato lavoro di osservazione scientifica affidato dalla Direzione Regionale dei Parchi ad esperti naturalisti, con l'incarico di monitorare sul campo la presenza di uccelli e in particolare quelli nidificanti nella zona. Nel caso specifico, seguendo con cautela e discrezione l'ornitologo che ci fa da guida, potremo avvicinarci ad alcuni nidi nelle zone adiacenti il ripristino.
Questo che stiamo vedendo è un nido di pavoncella con le caratteristiche uova mimetiche. Quello che andremo a scoprire tra poco è invece un nido di Albanella minore, un rapace in passato molto più frequente, ma oggi in calo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il nostro cauto e silenzioso avvicinamento al nido mette in allarme la femmina in cova, che lo abbandona temporaneamente. Nel nido, circondato da una fitta e alta vegetazione, spiccano nitide 5 uova bianche, una buona covata per la coppia di albanelle. Il quotidiano lavoro di osservazione, del quale abbiamo potuto seguire soltanto una minima parte, è estremamente importante per l'attività di salvaguardia ambientale. Un lavoro che si protrae anche fino al tramonto, quando nei mesi invernali è possibile censire le albanelle reali, che utilizzano la fitta vegetazione delle torbiere come dormitorio comune. Tanti ragazzi delle scuole elementari e medie hanno cominciato a interessarsi alle risorgive davanti a questo grande plastico, collocato al primo piano dell'Istituto Ippolito Nievo di Talmassons, che riproduce il territorio di risorgiva di qualche anno fa. È l'occasione per parlare di acque sotterranee, di falde e di olle, di flora, fauna e habitat naturali e di biodiversità. Tutti argomenti che suscitano la curiosità dei ragazzi sulle tante e preziose particolarità di questi luoghi e sull'intreccio di stradine poderali, campi, prati umidi e rogge che definiscono il paesaggio. Queste sono le rogge dove l'acqua scorre, poi verso il mulino, e abbiamo detto le olle. Noi durante la nostra visita al biotopo vedremo un po' le olle, vedremo le rogge, vedremo soprattutto la torbiera. L'interesse per l'ambiente si esprime in maniera ancora più completa ed esplicita nel corso della successiva visita guidata a diretto contatto con la natura, percorrendo il sentiero attrezzato dal quale si possono osservare diversi animali nel loro habitat naturale, a cominciare dagli uccelli acquatici, ma non solo. Le lezioni all'aperto consentono infatti di individuare tante altre presenze, spesso anche sorprendenti dal punto di vista naturalistico. Dipende dal momento della giornata e dal periodo dell'anno. L'ambiente delle risorgive ha fortunatamente mantenuto intatto un alto livello di biodiversità, offrendo un habitat adatto a diverse specie animali e vegetali, anche estremamente rare e protette. Sono autentiche fortune per lo studioso, per il naturalista o per il semplice escursionista che si avventura in questi luoghi. Così l'osservatore attento può scoprire, nascosta in una piccola olla, la rana di lataste, endemica della pianura padano-veneta, oggi protetta a livello europeo perché a rischio di estinzione. Può avere l'occasione unica di seguire i movimenti di una testuggine palustre, che avanza spedita verso l'acqua, superando i tanti piccoli ostacoli che incontra sul terreno, prima di immergersi. Indovinando i percorsi e conoscendo i siti, può arrivare a rintracciare in una torbiera anche alcune specie di piante carnivore, come la pinguicola alpina, chiamata anche erba unta per la sostanza vischiosa e adesiva che ne ricopre le foglie, oppure la minuscola Drosera rotundifolia, la cui caratteristica sono i vistosi peli di colore rosso chiamati tentacoli, nei quali gli insetti restano invischiati a causa del liquido appiccicoso che si trova all'apice. Infine, in piena estate, sui tappeti di muschi vicini all'acqua di una roggia, chi scoprirà questo luogo potrà osservare quest'altra pianta molto rara, l'Anagallis tenella, una primulacea di minuscole dimensioni dai fiori delicati soffusi di rosa, più che preziosa nella sua unicità. Il ritorno all'acqua, principio di vita su tutta la Terra, chiude il nostro itinerario nel mondo umido delle risorgive. Un tempo estese in gran parte della bassa pianura friulana, oggi ridimensionate da tanti fattori. La rinnovata sensibilità verso questi ambienti, che abbiamo visto ricchi di fascino e contenuti naturalistici, lascia però intravedere nuove opportunità di recupero e tutela per un patrimonio che non deve essere perduto. Qui l'acqua può essere ancora ritrovata.